Professor Arcangeli, oggi la sanificazione della Basilica di San Pietro, quali sono state le modalità? Beh, innanzitutto una piccola premessa. La sanificazione è una procedura che è abbastanza semplice, ma prevede una serie di fasi. Prima di tutto bisogna fare la pulizia classica con il solito soluzioni detergenti di sapone e acqua. Dopodiché bisogna appunto utilizzare delle sostanze che vengono, come in questo caso oggi, nebulizzate sulle superfici. E diciamo che a tutt'oggi che hanno l'obiettivo di ridurre quantitativamente la quantità, la carica batterica e virale su tutte le superfici. È chiaro che non si può arrivare all'abolizione totale, quella sarebbe la sterilizzazione, quella che si fa in sala operatoria, però appunto è importante abbassare moltissimo la carica virale. Questo si ottiene. Finora, specificamente per il coronavirus, sono state validate e certificate tre sostanze principali: le sostanze a base di cloro, di ipoclorito, diluite all'1%, quelle e l'alcol al 70%, diluito anche questo in acqua, e soluzioni a base di ozono addizionate con sali di argento. In questo caso, oggi sono state utilizzate soluzioni a base di cloro. Chiaramente queste sostanze devono essere utilizzate in modo, diciamo, adeguato, perché possono danneggiare le superfici pregiate, le opere d'arte, che qui ovviamente siamo ricchissimi, quindi ecco, vanno date con le dovute cautele. Quali spazi vengono sanificati? Ma guardi, praticamente tutti quanti gli spazi in cui c'è più passaggio, quindi si parla dai pavimenti agli altari, alla sagrestia, alle scale, in pratica diciamo tutte quante le superfici. Con quale frequenza si interviene con una sanificazione di questo tipo? Ma guardi, diciamo che qui la sanificazione e la pulizia viene fatta, anche prima ovviamente, viene fatta quotidianamente. È chiaro che le zone più frequentate sono sanificate più frequentemente su base proprio quotidiana. E quali difficoltà si incontrano con interventi di questo tipo? Ma guardi, grosse difficoltà non ce ne sono, ripeto, sono sempre state fatte. È chiaro che adesso utilizzando queste sostanze, in particolare le soluzioni a base di cloro, bisogna avere una particolare attenzione su come vengono distribuite. Cosa importante è avere il numero adeguato di persone, che siano ben istruite appunto su come devono essere distribuite. E le sostanze adeguate. Per fortuna, grazie a Dio, tutte queste cose, tutto questo che ho descritto, noi lo abbiamo a disposizione senza particolari problemi.